Buonasera. Poco fa avete sentito parlare di metaverso. Io non ho capito bene cos'è il metaverso ancora, ma ho capito che è un mondo virtuale, però dove, è un mondo dove la gente si incontra, si vede, parla virtualmente, ma è un mondo quasi uguale al nostro. Io sono un microbiologo. Io lavoro con un mondo invisibile. Le cose con cui lavoro io non si vedono, non parlano, non c'è interazione. Eppure hanno un impatto enorme sul nostro pianeta, sulla vita di tutti i giorni. Oggi quello che volevo fare è farvi fare un viaggio nel mio mondo, nel mondo invisibile. Cosa troverete? Beh, troveremo tante cose, si trovano tantissimi microrganismi che non sono mai visibili a occhio nudo. Ce ne sono 1.000 miliardi di specie. Dove sono? Sono dappertutto, negli oceani, nell'aria, nel suolo, dappertutto. E sono la prima forma di vita sul nostro pianeta. 3,8 miliardi di anni fa i microrganismi hanno cominciato a vivere e popolare il nostro pianeta. E da loro è derivata tutta la vita, gli alberi, gli animali, tutto è derivato da loro. E essenzialmente sono dappertutto, fanno tutte queste cose e ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelli buoni e ci sono quelli cattivi. E oggi ve ne farò incontrare alcuni in questo viaggio che faremo. E per incontrare il primo, partiamo da un posto che ci è molto vicino, Siena. Siena, facciamo un passo indietro nel tempo. Inizio del 1300. Siena era una città ricca, bella. Qui vedete la maestà di Duccio che sta al Duomo a Siena. Siena è una città dove c'erano pittori che hanno lasciato un'impronta nella storia enorme. Questo è Duccio, questo è Ambrogio Lorenzetti. Perché c'erano queste cose a Siena? Perché Siena era una città molto ricca a quel tempo. Era sulla Cassia, che congiungeva Roma al nord Europa tutti dovevano passare da lì per andare in Nord Europa e tutti tornando su Roma dovevano passare da lì. E quindi i senesi erano stati bravissimi, erano diventati messo su commercio, messo su un ospedale, messo su banche, riuscivano a prestare soldi e così via. Così erano diventati molto ricchi e potevano attrarre i migliori pittori del tempo, i migliori architetti, i migliori scultori. Era una cultura fiorentissima. A Siena c'erano, chissà, 70, forse 100.000 persone, più di oggi. Parigi a quel tempo ne aveva meno di Siena. E in quell'atmosfera incredibile di ricchezza, senesi volevano fare qualcosa di grande, qualcosa che rimanesse nella storia. Oggi, se volete rimanere nella storia, si fa l'edificio più alto del mondo. A quel tempo si faceva la cattedrale più grande al mondo. E cominciarono a costruirla, avevano gli architetti, i pittori, eccetera. Costruirono e vedete il facciatone. Stavano costruendo, erano arrivati su a fare questa facciata che guardava a sud alla gente che veniva da Roma e gli doveva dire: guardate dove state entrando, in che città state entrando. Era maggio del 1348, arrivò il nostro amico invisibile, un batterio piccolo, invisibile, che in 3 mesi decimò 2/3 della popolazione, uccise i pittori, gli architetti, distrusse l'economia, cambiò il volto della storia. In 3 mesi, a settembre era già tutto fatto. E oggi è quello che c'è, il facciatone. Facciatone che è essenzialmente lì a ricordarci il sogno. Questo è il Duomo che abbiamo oggi, ma il Duomo
che doveva essere era questo qui, non si è mai realizzato. E cos'è il faccettone che sta lì in Piazza del Duomo? Per me è il più grande monumento alle malattie infettive, o ai microbi se volete. È una cosa che ci ricorda che un microbo piccolo, invisibile, può arrivare in un posto, può distruggere un'economia, uccidere tante persone e essenzialmente cambiare il corso della storia. Questa è la storia di Siena. È una cosa che io racconto sempre un po' nel mondo, perché è una cosa importante. I microbi, ne abbiamo visto uno di quelli cattivi, ma nel mondo, vi ho detto, ci sono un trilione sono 1.000 miliardi di specie. Cosa fanno? Fanno tutto. Le cose più comuni, sappiamo, fare il vino, abbiamo bisogno, la birra, il pane, fertilizzare il suolo, la vita negli oceani, tutto lo dobbiamo ai microbi. Nel nostro intestino ci sono 4.000 miliardi di batteri e sono lì, senza di loro non ce la facciamo, non vivremmo. Servono per la digestione, servono per il nostro sistema immune e quindi questi batteri sono quelli, cioè questi microbi sono quelli che mantengono la vita sul nostro pianeta. Ma non sono tutti buoni. Su 1.000 miliardi di specie, 999,99 miliardi sono buoni, sono quelli che ci permettono di avere la vita nel nostro pianeta. Però ci sono 1.400 specie che sono quelle cattive, uno di questi l'abbiamo visto su Siena. E cosa facciamo noi per loro? Noi facciamo delle cose orribili. Li prendiamo gli antibiotici se abbiamo un'infezione. Cosa facciamo quando prendiamo un antibiotico? Prendiamo l'antibiotico, vogliamo uccidere un batterio cattivo, uccidiamo tutti i 40 miliardi che ci sono nel nostro intestino. Come una bomba atomica, distrugge tutto, non ci rimane niente. E cosa succede quando usiamo questi antibiotici a largo spettro? Niente, essenzialmente. Quello che succede è che uccidiamo tutti e ci sono alcuni, siccome i numeri sono tanti, ci sono alcuni che riescono a resistere e diventare resistenti. E quelli si propagano, e di solito sono quelli cattivi. Quindi, e poi abbiamo i fertilizzanti, poi usiamo gli antibiotici per allevare le mucche e i polli. Usiamo 60.000 tonnellate all'anno di antibiotici solo per crescere i bovini e i polli nel mondo. E questi antibiotici cosa fanno? Vanno negli oceani, vanno nei fiumi, vanno nelle cose e distruggono tutta questa ricchezza di microbi e essenzialmente fanno sì che vengano fuori solo i microbi resistenti. Essenzialmente per questo motivo, recentemente ho scritto un lavoro di cui vedete la cosa, in cui ho detto: questo pianeta oggi abbiamo due soluzioni. Quella verde a destra, dove dobbiamo cominciare a rispettare i microbi buoni, che sono la maggior parte, o quella a sinistra, continuiamo con gli antibiotici, disinfettanti, continuiamo a buttare tutte le cose sul pianeta e il nostro pianeta degenererà. E quindi il mio motto è: salviamo i microbi se vogliamo salvare il pianeta. Un altro microbo cattivo l'abbiamo appena visto, Covid, è arrivato, ha avuto un impatto enorme, 20 milioni di morti, 28 trilioni di costo all'economia globale, una volta e mezzo il PIL americano. E non vi dirò molto di più sul Covid, l'abbiamo vissuto tutto, sapete le conseguenze, sapete, ci ha tolto la libertà, non potevamo andare a giro, non potevamo andare al lavoro, non potevamo fare più niente, un microbo che non vediamo paralizzato il mondo. E adesso che questo lo stiamo un po' controllando, anche se non è finito, ci diciamo: ma come facciamo? Ci saranno altre pandemie? Sì, ve lo assicuro, ce ne saranno delle altre. Riesco a dirvi quale? Non tutte, ma ce n'è una di sicuro che riesco a dirvi qual è, che è quello dei microbi resistenti agli antibiotici.
antibiotico resistenza. Sono sicuro che ne avete sentito parlare tanti, ma c'è uno studioso inglese che nel 2014 ha fatto uno studio economico, ha guardato ai microbi resistenti agli antibiotici e ha detto che essenzialmente nel 2014 uccidevano ogni anno 700.000 persone. E ha detto che se non avremmo fatto niente, nel 2050 ne avrebbe uccisi 10 milioni, più dei tumori oggi. E è una pandemia, che abbiamo nel nostro paese e che se non facciamo niente continuerà a uccidere sempre più persone. E è vero che nel 2050 avremo 10 milioni di morti, nel 2014 c'erano 700.000, l'anno scorso è stato detto che oggi ce ne sono già 5 milioni di morti, aveva sottostimato, nel 2050 ci saranno più morti di quanti ne pensiamo se non riusciamo a fare qualcosa nel frattempo. E quali sono i batteri pericolosi? Salmonella, gonococco, Klebsiella, Staphylococco, Pseudomonas. Cosa possiamo fare? Io nel mio piccolo faccio vaccini, faccio anticorpi monoclonali, cerco fondi per fare la ricerca che faccio. E perché faccio vaccini e anticorpi monoclonali? Perché queste sono armi intelligenti. I monoclonali non riconoscono, come gli antibiotici a grande spettro, tutti i batteri, uccidono tutto. I monoclonali riconoscono solo quello che che vogliamo colpire e uccidono solo quello. I vaccini fanno esattamente lo stesso, sono armi intelligenti. Non vanno a uccidere tutto, ma vanno a uccidere solo quelli che sono. Cosa facciamo quando facciamo i vaccini? Quando facciamo i vaccini abbiamo... Io quando parlo di vaccini mi dico, cosa sono i vaccini? Di solito dico, avete presente un simulatore di volo? I piloti, o meglio, quelli che vogliono diventare piloti, non vanno sugli aerei, gli dicono adesso vai e distruggi questo aereo e tutti quelli che ci sono sopra mentre stai imparando. Li mettono in un simulatore di volo dove c'è un bel computer, gli fa vedere tutto, e essenzialmente imparano a guidare virtualmente il loro aereo nelle zone più tempestose, nelle zone più pericolose, nelle cose più inaspettate, di modo che quando saranno piloti esperti e che incontreranno queste cose, le hanno già simulate e sanno già cosa fare. Cosa facciamo quando facciamo i vaccini? Esattamente la stessa cosa. Facciamo incontrare dei microbi uccisi, oppure dei microbi simulati, con il nostro sistema immune. E il nostro sistema immune le vede, le tocca, le guarda, le conosce e impara a fronteggiarli quando ci sarà un'infezione. È questo che è quello che faccio io tutti i giorni. E è una cosa che secondo me è sostenibile, perché riesce a colpire solo le cose che vogliamo colpire, non danneggia l'ambiente, non danneggia il pianeta, anzi io la trovo una soluzione verde a queste cose. Quindi, finendo, cosa dobbiamo fare? Salvaguardare la biodiversità microbica, fare ricerca, perché per fare quello ci vuole innovazione e ci dobbiamo far trovare pronti a affrontare le grandi sfide. E spero che i microbi che vi ho fatto incontrare oggi li sappiate rispettare, perché sono l'essenza della vita e senza di loro il nostro pianeta non ci sarebbe vita nel nostro pianeta. E con questo vi ringrazio per la vostra attenzione.